ci siamo. Siamo al momento del Gran Premio di Spagna ed è da un po' che non faccio la carriera, ma ho deciso di tornare. Cosa faremo oggi? Ci prepareremo appunto al Gran Premio di Spagna. Ma prima ho scoperto una cosa. Ho scoperto che possiamo avere un secondo sponsor. Facciamolo subito. Infatti la nostra fama è arrivata a circa 5 e adesso dobbiamo regolarci più o meno su quello che ci salta fuori. Adesso dobbiamo guardare gli obiettivi. Anche questo ci sta, perché se si parte in fondo e si rimonta tanto, questo si può ottenere. Io più volte l'ho ottenuto in Bahrain, in Cina e forse anche in Olanda. Io direi proprio che ottieni pilota del giorno. Andiamo nella parte del veicolo. Allora, direi che possiamo metterlo qua. Ovviamente con il classico azzurrino lì. Ok. Riparare e vedere, perché se riesco a migliorare un po' il secondo pilota non sarebbe male. Mancherebbero 120.000 per migliorare destrezza e riflessi. Dai, andiamo a farci un po' di prove libere. Oh, 650 punti abbiamo fatto. 1210, ne avremo un po' di cose da fare. Ci siamo, prove libere fatte. Cioè, o meglio, abbiamo fatto le prime, mi sono già rotto il cazzo. Direi di andare direttamente a fare le qualifiche. Siamo pronti. Riposo. Le dita. Ho detto che noi abbiamo ottenuto dei grandi risultati questa stagione: 22esimi in qualifiche in Australia, 21esimi in Bahrain, 20esimi in Cina. Vietnam non ci viene nemmeno provato, anzi no, era Australia, Bahrain, Vietnam, Cina 20esimi, Olanda 22esimi. Riusciremo a partire almeno 19esimi? Non è che faccia di cazzo qua. Allora, come al solito io farei un giro inizio qualifica per capire un po' da che parte siamo girati. Naturalmente io so che saremo ultimi, però bisogna spingere. Usciti di merda. Sotto sterza. Questa macchina fa tanta fatica. Due decimi da ghiotto con tutti questi errori? Però voglio provare a fare un altro giro, vedere se riesco a migliorare nonostante tutte le porcate che ho fatto. Neanche questo giro è stato buono, però. Vabbè, dai, adesso vediamo. Finita la benzina, torniamo ai box. Verstappen squalificato, ma come? Su che base? Direttore di gara, cosa è successo a Verstappen? Ha parcheggiato in un punto pericoloso, ma. No, povero Max, mi dispiace, un po' sotto sotto, devo essere sincero. C'è una cosa rapidissima, no, leggeri al massimo e tentiamo l'impossibile. Thank you.
19. Però non mi sembra così scandaloso come giro. 1,14 primi hanno fatto, vabbè. Non so né come andrà, ma sti cazzi, cioè, io ci ho provato, ho fatto del mio meglio. So che si poteva fare di più di così, però non so dove potevo abbassare perché mi sento impiccato con sta macchina. Vabbè, dai, vabbè, però la rivalità con Giovinazzi neanche più ci tengo conto, cioè, come fai a farmi sfidare uno come Giovinazzi, dai, su. Il Gran Premio di Spagna è un appuntamento fisso per la Formula 1 ormai da 30 anni ed è per una buona ragione. Ricordiamoci del dominio assoluto di Michael Schumacher durante il Gran Premio del 96 sotto una pioggia scrosciante. In quell'occasione ottenne la prima di una lunga serie di vittorie con la Ferrari. È tutto esaurito con 140.000 spettatori oggi. Stiamo aspettando il semaforo verde per lo scatto sui primi 730 metri fino alla prima staccata su questo circuito da 4,7 km. Sorpassare è molto difficile lungo queste 16 curve, ma la velocità non mancherà di certo. Basti pensare a curva 3 e all'impressionante curva cieca numero 9. E naturalmente qui c'è anche Luca Filippi. Concentriamoci sulla Red Bull. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? Beh, l'atmosfera che si respira in quel team è molto positiva per il momento. Il morale di tutti è alto e si divertono molto. Questi fattori hanno contribuito molto alle prestazioni che abbiamo visto. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Lewis Hamilton parte dalla pole position. E Valtteri Bottas completa la prima fila. E ora vediamo il resto della griglia. Vettel, Leclerc, Alexander Albon e Ricciardo, Stroll, Sainz, Ocon e Sergio Perez, Norris, Gasly, Kevin Magnussen e Giovinazzi, Grosjean, Russell, Ferrara e Nicolas Latifi, Giotto, Verstappen, Kvyat ha preso una penalità in griglia di partenza e Kimi Räikkönen completa la griglia. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. Io una cosa stavo pensando, ma se noi abbiamo tutti questi problemi in curva, la nostra macchina è ferma, scoda tanto e tutte queste cose qua, a Monaco che cazzo facciamo? Porca troia puttana, io credo che a Monaco veramente prenderemo cazzi a destra e a sinistra. Beh, lì se non altro, se arriviamo ultimi in qualifica, possiamo quasi tentare la carta di giocarci i motori nuovi, perché guardate qua. Abbiamo diversi pezzi che iniziano a essere molto consumati. Col cambio possiamo evitarla la penalità, perché questa sarà la sesta gara e siamo a posto. Però siamo pronti! Siamo pronti per far cagare. Faremo davvero cagare anche oggi. E anche oggi si va a punti domani. Dai, non so neanche vedermi dietro. Non è eccezionale questa partenza. Occhio che mi si sta aprendo un varco sulla sinistra.
adesso c'è Norris attaccato al culo. Dio, madonna. Bandiera gialla. Stroll. Oh cazzo. No, non mi passi così. Non mi passi così. Sono a punti. Safety car. No, non ci credo. Quelli dietro di... Oddio, spero che nessuno sia entrato. Box in questo giro. Botta c'è davanti. Oddio, le due Renault si sono fermate, quindi potrei guadagnare qualcosa su di loro. Potrei essere in settima posizione e sono settimo. Oh merda, sono in settima posizione. Si sta alzando il cazzo, ma raga, sono settimo. Potrebbe essere il mio risultato stagionale se lo gestisco bene. Ciao. No, no, no. Sì. Come Albon nei box? Come Albon nei box? Sono settimo di nuovo? No, 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 tu Giovinazzi non hai capito niente, se credi che ti cederò la mia posizione così facilmente. Non mi arrenderò. Anche se avrò dietro Verstappen, farò il possibile per tenerlo dietro. Riuscire a tenerlo su quella distanza lì, finché su questa distanza Giovinazzi è gestibile. Sì, adesso mi attacca. Giovinazzi si è fatto vedere questa volta. Iniziano a essere guai per noi. Primo attacco al quindicesimo giro. Devo riportarlo sulla vecchia distanza. Sbagliato l'ultima curva.
Manca un settore. C'ho Giovinazzi attaccato, non me ne ero nemmeno accorto. Non avevo nemmeno provato a difendermi con sorpasso perché mi ero perso a parlare. Mancano poche curve. E ci siamo, ultima curva, il risultato migliore stagionale per Ferrara Corse, che ottiene la settima posizione, P7. Sì. Settimo. No! No, Max! Dai! Ci ha rubato il titolo di pilota del giorno, lui ha fatto 22esimo, nono. No, 20esimo no. Una posizione in più rispetto a me guadagnato. La safety car ha chiaramente sconvolto la gara. È difficile stabilire cosa sarebbe successo senza il suo ingresso, ma senza dubbio ha saputo sfruttarla al meglio e tenere una buona posizione. Dopo un gran premio corso da protagonisti, scommetto che i ragazzi della Mercedes si preparano a fare festa e ne hanno tutto il diritto. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Con lo straordinario risultato di oggi, Charles Leclerc passa al comando della classifica. Allora, Luca Filippi, chi sceglieresti come pilota del giorno? In genere mi concentro sui piloti che danno più spettacolo durante il corso della gara, ma oggi sono rimasto colpito da Max Verstappen, che ha guidato senza sbavature dal primo all'ultimo giro. E passiamo ai costruttori. La Mercedes passa in testa alla classifica. Nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria posizione. Ottimo weekend per questa scuderia, che avanza in classifica. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare. Posizione in classifica, siamo undicesimi con 8 punti. Nei costruttori siamo ottavi con 8 punti. Beh, direi che più soddisfacente di così non c'è niente. 4-2. Oddio, non so adesso con il 4-2. Oh, andiamo in vantaggio. Ai. Ah no, 8-9. Ah, vuol dire che perdiamo 4-7. Aspettiamo un secondo e vediamo come va il motore. Oh, abbiamo potenziato anche il motore. Ottimo. I pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Certo. Adesso intanto facciamo subito, andiamo avanti e potenziamo ancora di più il motore, perché siamo il secondo motore più forte della griglia. Allora, c'ha 61 di destrezza, 60 di riflessi e 71 di ritmo. E il ritmo non è male, Cioè, non è così lontano rispetto agli avversari. Purtroppo perde tantissimo di destrezza e riflessi. Cosa facciamo allora? Andiamo a potenziare quella parte lì. Potenza, destrezza e riflessi del secondo pilota aumenteranno leggermente. Andiamo. Rega, direi che il video può finire qui. Ci becchiamo con il Gran Premio di Monaco. Bella!